Salve, sono Francesco Bottone, responsabile tecnico del marchio Xenon Group Parrucchieri per Uomo. In questo video vi dimostreremo quella che è la nostra tecnica di taglio. Essa si basa su due concetti principali, le linee e gli angoli. Le linee che trattiamo all'interno di questo video saranno linee diagonali, orizzontali e verticali. Gli angoli sono 90 gradi, 45 e 135. Tutto il taglio sarà fatto in perpendicolare per dare sofficità e morbidezza all'interno di una struttura di taglio. Una delle cose importanti della nostra tecnica di taglio è la postura, della posizione che noi assumiamo durante il taglio. Siamo sempre di fronte al lavoro che andremo a fare, quindi abbiamo una visione corretta di quello che sarà il lavoro. Le nostre braccia seguiranno sempre la linea di taglio, quindi se io vado a tagliare in linea orizzontale, la mia postura dovrà essere in linea con il taglio. Se taglierò in diagonale, la mia linea sarà in diagonale, le mie braccia e le mie mani e le mie dita saranno in diagonale, quindi seguirò sempre quello che sarà la linea di taglio. Nella nostra tecnica di base abbiamo tre modi di tagliare i capelli. Il primo è un taglio netto, il secondo è sfumato, il terzo è a dente. Se io ho bisogno di linee un po' più dure, un po' più precise, un po' più squadrate, taglierò con la tecnica del taglio netto. Se avrò bisogno più di morbidezza, taglierò col taglio sfumato. Se avrò bisogno di estremizzare, di creare degli effetti un po' più forti all'interno di una struttura di taglio, taglierò a dente. Come abbiamo detto, nella nostra tecnica di taglio tutte le ciocche saranno tagliate in perpendicolari, quindi a 90 gradi. Tenendo conto che lavoriamo su una forma sferoide e non su una forma piana, i nostri 90 gradi cambieranno di volta in volta, quindi bisogna fare molta attenzione a quello che è il movimento della testa. Io mimerò in questo caso quali sono le posizioni ottimali per ottenere i 90 gradi, partendo dalla parte frontale e spostandomi man mano nella parte posteriore, quindi ottenendo una situazione di cerchio. A questo punto vi presento quali sono le nostre sei tecniche di taglio. Ognuna di esse ha un effetto specifico, un effetto particolare. Iniziamo con l'angolo anteriore, che ci darà maggior lunghezza sulla parte frontale, minor lunghezza nella parte posteriore. Questo effetto ci potrà servire per avere dei ciuffi pronunciati, degli effetti frangia abbastanza lunghi. Iniziamo col pettinare i capelli dal basso verso l'alto e posizionare le nostre dita e il nostro braccio in diagonale. Deve essere una perfetta linea in diagonale. Questo ci aiuterà moltissimo nell'effetto finale del taglio. Tralascio quello che ho tagliato portandomi una piccola guida e ritorno a tagliare in diagonale. Stessa cosa faccio nell'altra ciocca, lascio una parte di quelli che ho tagliato e prendo una nuova ciocca da tagliare. Adesso passiamo al diagonale posteriore, quindi avremo una linea con maggior lunghezza nella parte posteriore, minor lunghezza nella parte anteriore. Questo è un effetto che ci serve quando abbiamo bisogno di avere una frangia piena, molto pesante, o addirittura in alcuni casi per correggere quello che è una struttura di taglio, dove ci sono vertigini, dove ci sono ritrosi o spirali nella parte posteriore, creando peso sulla vertigine o sul problema che c'è nella parte posteriore. Iniziamo sempre nello stesso modo, pettinando i capelli dal basso verso l'alto. Il nostro braccio sarà in diagonale posteriore, quindi avremo una linea più alta nella parte posteriore e più bassa nella parte anteriore. Tralasciamo quello che abbiamo tagliato e portiamo una piccola parte all'interno di quello che dobbiamo tagliare, fino ad ottenere un effetto di differenza tra la parte posteriore e la parte anteriore. A questo punto presenteremo l'angolo alto, che ci serve a creare effetti di slancio, quindi avremo
la parte bassa più corta e la parte alta molto più lunga. Questo tipo di linea crea anche effetti di peso, quindi avremo un peso sulla parte sottostante rispetto alla linea che vedremo dopo. Vado a sezionarmi una parte nei laterali, quindi pettino sempre la mia ciocca dal basso verso l'alto. Nell'altro laterale andremo a fare l'angolo basso. L'angolo basso serve a creare effetti di slancio verso la parte più bassa della testa. Quindi avremo minor lunghezza nella parte alta, maggior lunghezza nella parte bassa. Pettino sempre i capelli verso dietro, vado a prendere una sezione verticale. Le mie dita saranno in diagonale verso il basso. A questo punto faremo la linea orizzontale e la linea verticale. Partiamo sempre per le linee orizzontali dalla parte alta, quindi dal settore più alto della testa, mentre le linee verticali verranno fatte nella parte bassa della testa. Partiamo sempre con una ciocca in perpendicolare, sezioniamo la nostra ciocca, la proiettiamo verso l'alto tenendo sempre presente che si pettinano i capelli dal basso verso l'alto, le nostre braccia saranno in linea orizzontale e andiamo ad eseguire il taglio. Seguo sempre quella che è la rotondità della testa per essere perfettamente in angolo retto o in perpendicolare. Passo adesso nei settori laterali per tagliare in linea verticale. Vado a sezionarmi una ciocca, pettino sempre i capelli dal basso verso l'alto, le mie dita saranno in linea con la separazione, quindi in verticale, e vado a togliermi la lunghezza. In questo caso abbiamo diviso il nostro piano di lavoro in quattro sezioni e l'abbiamo fatto con dei mollettoni, cosa che non faremo mai durante la parte pratica del taglio, ma le divideremo per linee immaginarie. Vi ricordo che sul settore numero 1 noi possiamo lavorare per linee diagonali, quindi diagonale anteriore o posteriore, e per linee orizzontali. Nel settore numero 2 lavoreremo per linee orizzontali, nel settore numero 3 e numero 4 andremo a lavorare per linee verticali e linee diagonali alte o diagonali basse. Siamo giunti alla fine del nostro corso. Vi invito a seguirci sui nostri social. Non esitate a contattarci per delle info. Grazie.